L'anteprima del nostro telegiornale, in primo piano i primi commenti al periodo natalizio con il tassista ischitano Giovan Giuseppe Pesce, che ci parla delle poche presenze, a suo dire, che hanno interessato l'isola di Ischia. Poi sentiremo le parole anche dell'assessore di Capri, Veronica Mazzina, di Paola Mazzina, scusate, che ci parla del Capodanno nel comune dell'Isola Azzurra, il punto sui contagi in Campania, picco di contagi nella nostra regione, poi la 16ª edizione della Forio in Corsa, prevista per il prossimo 2 gennaio a Forio alle 12, la partenza della gara regina, la 10 km, ma di questo e tanto altro ci occuperemo come sempre dopo la pubblicità. Ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo, per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Ristorante La Beccaccia, emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Prenota da noi il cenone di San Silvestro. La Raspata, solo scelte di qualità. Mionetto, Brindisi per veri intenditori. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il Criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Il Natale è più buono con le grandi offerte della ditta La Raspata. Scegli i nostri prodotti congelati e surgelati. La Raspata è la tua garanzia per grande qualità a prezzi super convenienti. Crocchè Medi Rispo grammi 500, 2,99 €. Patate prefritte a Vico, 1 kg, 1,80 €. Funghi porcini a cubetti Biase, grammi 300, 4,40 €. Cuori di baccalà, busta grammi 750, 7,99 €. Code di gambero, busta da 500 grammi, 5,70 €. Vongole con guscio Mareperla 1 kg, 4,70 €. Totani, busta da 1 kg, 8,70 €. I prodotti La Raspata li trovi nei migliori supermercati e negozi alimentari. Chiamaci allo 081 902 756, 081 903 1234, 380 902 8137, anche su WhatsApp. Visita il nostro sito per conoscere tutte le nostre proposte. A Natale, a tavola, c'è più gusto se scegli La Raspata. Specialisti del freddo. Vai Renato! Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio.
Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Ischia, Natale con pochi turisti, tante le disdette negli alberghi. Il primo bilancio tracciato dal tassista isolano Giovan Giuseppe Pesce. A Capri un capodanno all'insegna dell'ottimismo è l'auspicio dell'assessore Paola Mazzina nel rispetto delle norme anticontagio. Campania, picco di contagi, oltre 7.000 i positivi. I nuovi dati preoccupano sanitari e politici. L'appello arriva anche dal presidente De Luca. 16ª edizione dell'Aforio in corsa, start alle 12 del 2 gennaio. La manifestazione è stata presentata stamani nel corso di una conferenza stampa. Grande attenzione alle norme previste anti-Covid. Buonasera e bentrovati per l'edizione serale del telegiornale di Tele Ischia. Natale 2021, pochi turisti sull'isola, tante le disdette. Questo è il bilancio del tassista Giovan Giuseppe Pesce. Sentiamo. Con Giovan Giuseppe Pesce qui dal porto di Ischia, dal tuo osservatorio, come è andato questo weekend sull'isola dal punto di vista turistico? No, diciamo dal punto di vista turistico non è che c'è stato chissà quanti turisti, c'erano gli alberghi che stanno aperti, automaticamente dovevano essere pieni, però poi ci sono state parecchie disdette, quindi non è che c'è stato chissà chi. È stato un Natale anche questo condizionato dall'emergenza sanitaria, tanti i controlli in giro. Dal punto di vista dei controlli, ne avete visti voi? Come? Diciamo da quando ne ho visti un po' dappertutto. Appunto l'altra sera stavamo io e degli altri miei amici, colleghi, addirittura sugli autobus, la polizia stava sugli autobus in vesti loro, cioè carabinieri, no, pure con la divisa, sì, carabinieri, guardie di finanza, c'erano controlli dovunque, sotto i traghetti, agli scafi, addirittura anche gli addetti e gli scafi e traghetti fanno i controlli con il Green Pass. E la Giunta regionale ha disposto la rimodulazione del programma di eventi per la promozione turistica della Campania, differendone la realizzazione fino al 30 giugno 2022. Il provvedimento si è reso necessario in quanto numerosi comuni beneficiari dei finanziamenti hanno rappresentato la difficoltà di realizzare le proprie iniziative entro i termini inizialmente previsti, ovvero il 31 dicembre 2021, per il persistere delle limitazioni imposte a livello nazionale a causa dell'emergenza Covid. A Capri sarà un capodanno all'insegna dell'ottimismo, rispettando le prescrizioni ma guardando al futuro con cautela, lo sottolinea l'assessore Paola Mazzina. Dobbiamo fare tutti la nostra parte, auspichiamo nella collaborazione di cittadini e turisti. Sentiamo. Assessore, quale sarà il Natale e il Capodanno sull'Isola Azzurra? Sarà un Capodanno all'insegna, diciamo, dell'ottimismo, incrociando le dita, assumendoci ancora una volta tutti quanti la nostra buona quota di responsabilità a fare la nostra parte, a scongiurare il rischio che si possano avere nuove impennate. Noi guardiamo al futuro con ottimismo e invochiamo sempre la collaborazione da parte di tutti i nostri concittadini e di chi vorrà venire a trascorrere un Capodanno sereno, di stare attenti, munirsi di mascherine e godersi comunque l'ultimo dell'anno in tranquillità. Non sarà però il solito Capodanno in piazzetta, il sindaco Lembo l'aveva già annunciato ancor prima dell'ordinanza di De Luca. Sì, il sindaco Lembo aveva già purtroppo immaginato che ci potesse essere una situazione di peggioramento della condizione della diffusione del contagio e quindi già si stava muovendo in questa direzione. L'ordinanza del presidente De Luca ci dà conferma di questo e robustisce la nostra posizione, che è tesa solo ed esclusivamente a mettere in sicurezza tutti, e quindi convinti che questi sacrifici, che purtroppo sappiamo benissimo sono
sono dei sacrifici, ci premieranno presto. E invito, ripeto ancora una volta, tutti quanti che non l'avessero ancora fatto a fare la loro parte. Vacciniamoci, perché solo così noi potremmo difendere noi stessi, aiutare quindi le nostre famiglie ad andare avanti e aiutare anche l'isola a riprendersi. Assessore, l'anno prossimo riusciremo ad avere l'area marina protetta di Capri? E questo è allora l'augurio che io formulo innanzitutto egoisticamente a me stessa e formulo a tutti quanti, a tutti coloro che amano il mare, amano la nostra isola e vogliono fare, come dire, adottare delle misure tese a salvaguardarla quanto più possibile, ma al tempo stesso renderla fruibile nel rispetto della sostenibilità. È l'augurio che faccio a tutti quanti e faccio anche a noi stessi. E un saluto affettuoso a Telischia che sempre ci ospita e ci dà uno spazio per mettere in campo la nostra voce. Grazie sempre amici. Il 29 dicembre 2021 Procida ricorderà il 40° anniversario del naufragio della Marina di Equa. Si terrà un evento commemorativo alle 10 presso la sala consiliare alla presenza di istituzioni, familiari delle vittime, associazioni di categoria con la proiezione di un documentario, a seguire una mostra fotografica e la premiazione di un elaborato a cura degli studenti dell'Istituto Nautico. Nel pomeriggio alle 18 nella parrocchia di Santa Maria della Pietà seguirà una messa di suffragio e una deposizione della corona di fiori in mare. Il presidente Ottorino Mattera ha convocato il Consiglio Comunale di Ischia per domani, mercoledì 29 dicembre, alle 19 in prima convocazione. La seduta si terrà senza pubblico, in sala, con modalità da remoto, in videoconferenza. All'ordine del giorno la ratifica della delibera di giunta con il progetto per la realizzazione di 156 loculi cimiteriali, manutenzione straordinaria delle coperture delle edicole e adeguamento dell'impianto elettrico, due variazioni d'urgenza del bilancio di previsione 2021-2023, l'approvazione del bilancio consolidato del 2020, il piano delle partecipazioni del Comune, la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali per il triennio 2022-2024, l'adesione alla stazione unica appaltante della città metropolitana di Napoli. La provincia aveva una funzione importante, è stato un errore sacrificarla creando le città metropolitane, lo sostiene il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che sottolinea la necessità di ridare la possibilità del voto diretto ai cittadini. Sentiamo. Oggi si discute di città metropolitana coinvolgendo tutte le forze politiche. Parto dal titolo di questo convegno: opportunità o spreco? La città metropolitana un tempo provincia aveva una funzione molto importante. Avendo fatto l'assessore alla provincia di Napoli posso dire con cognizione di causa che è stato fatto un grave errore nel depotenziarla, nel non dare ai cittadini l'elezione diretta sia della provincia sia della città metropolitana. E nel sacrificare le province sull'altare ovviamente della lotta alla casta. Alla fine il risultato è che molto spesso abbiamo una supercasta perché vengono eletti in modo indiretto i rappresentanti che poi vengono eletti da altri cittadini. In poche parole è un sistema indiretto di elezione, oltre al fatto che fondamentalmente col passare degli anni purtroppo la funzione della città metropolitana e delle province è diventata un po' delle sorte di camere di compensazione in alcuni casi dei comuni, soprattutto poi dei grandi comuni. Cosa fare? Secondo me ritornare alle elezioni dirette è assolutamente fondamentale. E seconda cosa, ritornare alla possibilità di avere un ente che funzioni in modo totalmente legittimo come avveniva un tempo. Abbiamo ceduto nei poteri dati ad altri enti, in particolare ovviamente mi riferisco alle regioni e ai comuni, e abbiamo depotenziato invece enti sovracomunali che soprattutto nelle vaste aree, cioè mi riferisco in aree superiori al milione di abitanti, sono fondamentali. Sì, però la città metropolitana comprende poi un territorio variegato, isole comprese, che lei ben conosce. Il prossimo consiglio comunque sarà eletto con elezioni di secondo grado, ma sarà fondamentale per spendere anche i fondi europei. Sì, proprio per questo stavo dicendo, è un peccato di Dio che questa elezione avvenga con un sistema indiretto. La rappresentanza per quanto mi riguarda politica, soprattutto in enti importanti che devono gestire fondi di questo livello, deve essere diretta. Oggi non c'è e quindi a maggior ragione, tra l'altro con una situazione anche surreale rispetto al fatto che ad esempio il presidente della città metropolitana sostanzialmente non è sfiduciabile. Cioè, vedi, stiamo parlando di un sistema sbagliato.
Consigliere, visto che insomma lei siede anche negli scranni del Consiglio regionale, una battuta sulle ultime ordinanze di De Luca per quanto riguarda il Covid. Non ho capito. Una battuta sulle ultime ordinanze di De Luca per il Covid. La situazione è molto delicata, quindi penso che ogni azione, attività atta a fermare l'avanzata della pandemia e dall'altra parte a evitare il collasso economico del nostro territorio sia fondamentale. Nella settimana compresa tra il 20 e il 26 dicembre, i controlli effettuati nell'area metropolitana di Napoli dal personale delle forze dell'ordine, polizie locali e metropolitane della Capitaneria di Porto hanno riguardato la verifica dei Green Pass per 60.794 persone, con 56 soggetti sanzionati. 41 persone sono state sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Sono stati controllati inoltre 1.722 esercizi commerciali, di cui 31 sanzionati, e per uno è stata addirittura disposta la chiusura. Il personale delle aziende di trasporto terrestre e marittimo ha effettuato 43.409 controlli Green Pass, respingendo 509 persone. Il 24 dicembre scorso sono stati svolti a cura della Questura di Napoli 3.654 controlli Green Pass, con 25 sanzioni comminate, ed altre 61 persone sono state controllate e sanzionate per mancato uso di mascherine, oltre a 45 esercizi commerciali controllati, di cui 14 sono stati sanzionati, ne dà notizia la prefettura. E veniamo a un bilancio dei contagi a livello nazionale: 598.856 attualmente positivi sul territorio nazionale, con una crescita di 61.352 assistiti rispetto a ieri. Vedete la impennata di nuovi positivi, addirittura 78.313 nelle ultime 24 ore. I guariti sono 16.746, le vittime torniamo oltre quota 200, le vittime sono 202. Andiamo a vedere il dettaglio di questi attualmente positivi: 1.145 i ricoverati in terapia intensiva, 10.089 i ricoverati con sintomi, entrambi questi dati in aumento. In isolamento domiciliare 587.622 persone sono invece in isolamento domiciliare. Per quello che riguarda la Campania, 7.181 i nuovi contagi a fronte di 104.533 tamponi molecolari eseguiti, 14 i deceduti nell'ultimo rapporto. In Campania 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 534 i pazienti Covid ricoverati invece nei reparti di degenza. Oltre 7.000 positivi, il peggior dato in Campania da quando questa terribile pandemia ha invaso le nostre vite, numeri che non devono abbatterci ma stimolarci a fare ancora di più. In questo periodo di festività abbiamo il dovere di tutelarci e di tutelare i nostri cari. Un brindisi in meno equivale a salvaguardare molte vite, così il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, a proposito dei 7.000 e più casi che abbiamo avuto in Campania. Sale anche il numero di tamponi rapidi nelle farmacie italiane a ridosso delle festività. Secondo Federpharma sono 700.000 al giorno i tamponi effettuati nelle farmacie che aderiscono alla campagna su tutto il territorio nazionale, con un incremento del 20% rispetto al periodo precedente le festività natalizie. Chi fa il test è più responsabile, vuole essere sicuro di non avere il coronavirus e di non contagiare gli altri. Le farmacie stanno reggendo bene alla richiesta, ha commentato il presidente di Federpharma. Al Santo Bono, dalla sera della vigilia di Natale, sono stati riaperti i battenti del reparto Covid allestito all'inizio della pandemia per un aumento di contagi pediatrici a Napoli, con una rapida impennata di casi Covid positivi tra bambini molto piccoli, di meno di un anno di età. E cambiamo argomento: nelle acque del Golfo di Napoli si è tenuta l'esercitazione di ricerca e soccorso aeromarittima che ha visto coinvolti i mezzi e gli uomini di Guardia Costiera, Polizia di Stato e Carabinieri, oltre a Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e operatori del 118. Durante l'esercitazione, coordinata nella parte in mare dalla Capitaneria di Porto e per la parte a terra dalla Prefettura Territoriale, è stata simulata un'attività di ricerca e soccorso a favore di un aeromobile di linea civile ammarato in una zona di mare del Golfo Partenopeo. Vediamo questo servizio. Teresa, quest'oggi una simulazione di soccorso in mare che vede insieme prefettura coordinare le attività della Guardia Costiera, altre forze dell'ordine e 118.
Allora, la prefettura ha aderito al gioco esercitativo organizzato dalla Direzione Marittima, quindi dalla Capitaneria di Porto di Napoli. Ogni anno viene organizzata, l'ultima edizione però nel 2020 è saltata a causa del Covid. Questa Air Sub Sarex 2021 vede la Capitaneria di Porto che coordina le operazioni di soccorso a mare di un aereo di linea che ammara nel Golfo di Napoli, 40, con 40 passeggeri più 4 di equipaggio. E dopo le operazioni di soccorso, la prefettura invece coordina le operazioni di soccorso a terra. Soccorso in mare, soccorso a terra, protagonista con voi anche il 118 quest'oggi. Sì, assolutamente, come potete vedere il 118 è coinvolto per tutta la parte che riguarda il soccorso, il primo soccorso dei feriti che giungono a terra. E la prefettura ha coordinato e sta coordinando tutta la parte viabilità e tutta la parte a terra di quello che è il dopo, quando i feriti giungono in banchina. Comandante, in ultimo il 118, la Croce Rossa, c'è anche il supporto psicologico però? Sì, assolutamente, il supporto psicologico che viene allestito sia in centrale operativa della Capitaneria di Porto, sia presso l'aeroporto, dove naturalmente i familiari, in questo caso sarebbe il primo posto dove vanno per chiedere informazioni e che naturalmente avrebbero bisogno di supporto psicologico. Nel concreto, qual è un esempio di ferito che realmente soccorrete in mare? Questo è difficile prevederlo, però questo tipo di incidente, le ferite che potrebbe avere una persona sarebbero veramente molto gravi, quindi le condizioni sarebbero molto gravi e in questo caso è assolutamente fondamentale la tempestività nel soccorso. Incidente a bordo? Incidente a bordo. Incidente a bordo è sicuramente una situazione che sarebbe molto grave. Poi ricordiamo che a bordo le persone possono essere colti anche da malore. Assolutamente sì, assolutamente, perché c'è anche una parte di shock emotivo nell'incidente. Anche chi non ha ferite fisiche comunque sarebbe scioccato e quindi in condizioni di non agire in maniera lucida. Ed è morto Ugo Maradona, fratello di Diego. Ugo, il minore dei fratelli, era giunto in Italia insieme proprio a suo fratello Diego ed aveva militato in alcune formazioni di Serie A e B. Dopo la non brillantissima parentesi calcistica, invece di fare il ritorno in Argentina, aveva scelto come sua residenza l'Italia e la provincia di Napoli. È scomparso stanotte per una crisi cardiaca a 52 anni nella sua casa a Monte di Procida. Il suo decesso giunge a poco più di un anno dalla morte del fratello Diego. Ugo Maradona aveva partecipato alla cerimonia di apertura delle botteghe di San Gregorio Armeno lo scorso anno. Riascoltiamolo al microfono di Marco Altore. Quest'anno la fiera di Natale a Napoli, San Gregorio Armeno, dedicato a un mito della città, un eroe, Diego Armando Maradona. Sì, devo ringraziare a tutti dei posti che stanno aprendo adesso. È un onore per me, in rappresentanza, anche se non è lo stesso, perché mio fratello era unico, in rappresentanza di lui sto io e speriamo che questo Covid se ne va presto, così possono lavorare tranquilli tutti. Che cosa ha significato per voi la risposta di Napoli alla scomparsa di Diego? Io a me non è che mi è sorpreso, perché io abito qua e so che la gente di Napoli lo vuole molto bene a mio fratello e devo parole solo di ringraziamento al popolo napoletano. Dall'Argentina arrivano tante voci di polemica su quelle che sono state le sue ultime ore. Voi come le state vivendo? Secondo te c'è qualcosa che non è stato ancora detto sulla sua scomparsa? Quello parlerà la giustizia e parlerà l'autopsia che ora stanno facendo e dopo io non posso parlare perché non c'ero là. Così che, e poi non voglio entrare in polemica nemmeno io, perché non, da 2 anni che io non so in Argentina. Parleranno quelli che devono parlare, le figlie, quelli che stavano intorno a lui. E dobbiamo aspettare.
Quando il Covid lo permetterà, andrà allo stadio intitolato già ufficialmente a suo fratello? Sicuramente, sicuramente, perché io non è che vado spesso allo stadio, ma nelle partite importanti mi piace andare a vedere la partita e stare dentro lo stadio e sentire il calore del popolo napoletano che tifa sempre e sostiene sempre il Napoli. La nona edizione della Festa del Mandarino Flegreo è stata presentata nella Sala del Toro Farnese del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per iniziativa dell'Associazione L'Immagine del Mito. La manifestazione si svolgerà durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio anche ad Ischia, oltre a tutta l'area flegrea. Ascoltiamo il presidente dell'associazione, Domenico Ferrante. Presidente, una festa del mandarino dei campi flegrei che parte qui dal MAN di Napoli. Sì, questa qua è la nona edizione della festa del mandarino dei campi flegrei. Quest'anno siamo riusciti a raccogliere la presenza di quasi tutti i comuni dei campi flegrei, cioè da Napoli con il MAN che ci ospita alla manifestazione e poi Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Procida e l'isola d'Ischia con tutti e sei comuni che ci hanno dato il patrocinio morale di questa manifestazione. La speranza nostra è che questo sforzo che stiamo facendo nella sala farnese, del toro farnese e dell'ercole farnese, dovrebbe servire a trasmetterci quella forza che ci consente di portare avanti il discorso, il mandarino come simbolo, ma il mandarino soprattutto come spunto per far sì che si ritorni un'altra volta, non dico a quel valore territoriale che c'erano 2000 anni fa, ma almeno un valore intermedio che ci spinge ad andare in un futuro migliore. A partecipare aziende ma anche scuole e la Federico II? Sì, siamo partiti dalla Paolo di Tarso che è alla scuola materna, scuola elementare, prima media, poi ci stanno le scuole professionali e superiori di secondo grado e poi c'è l'università, in particolare il Dipartimento di Chimica e di Biologia Organica, che ha studiato parte della buccia, della polpa e dei semi del mandarino dei campi flegrei. C'è stata anche una pubblicazione in una rivista scientifica molto importante che diciamo, ha parlato appunto di questo mandarino, che ha delle peculiarità diverse dagli altri, sempre buoni di altri territori, ma qui c'è il tufo giallo nella zona territoriale di Campi Flegrei e quindi questo è. E domenica 2 gennaio torna l'appuntamento con l'Aforio in corsa, giunta la 16ª edizione, il tutto nel rispetto delle norme anticontagio. Sentiamo Michelangelo Di Maio. Partiamo con la presentazione di questa manifestazione giunta alla 16ª edizione, mi sembra già questo, Michelangelo, un grande successo, un segnale importante anche da dare in un momento come questo. Sì, noi non siamo riusciti ad organizzare l'anno scorso per ovvi motivi la gara, ci tenevamo tanto perché ci teniamo a essere presenti ogni anno per dare la possibilità a tutti gli sportivi a cui piace correre sull'isola d'Ischia di avere un momento di confronto tra di loro e dare la possibilità anche ai turisti che sono qui per Capodanno di poter partecipare a una manifestazione sportiva. Oggigiorno molti sportivi scelgono la vacanza anche in base alla manifestazione sportiva che si svolge. Il podista cerca una capitale o una località turistica dove c'è una gara, il triatleta la stessa cosa, il nuotatore in acque libere, quindi sport e turismo sono un sinonimo imprescindibile per una isola come la nostra. E quindi appena abbiamo avuto la possibilità, nonostante siamo ancora in un periodo di emergenza sanitaria, ma noi con i nostri protocolli previsti dalla FIDAL possiamo fare le gare in sicurezza, perché c'è tutto un procedimento da seguire, delle regole da seguire per poter fare questo tipo di manifestazioni. In cosa consiste questo protocollo? Cosa avrà di speciale purtroppo questa gara? Sì, voglio sottolineare questo aspetto perché qualcuno dirà: ma come
in una fase di emergenza di riacutirsi del Covid, voi mi mettete ad organizzare queste manifestazioni. Voglio ribadire che da diversi mesi lo sport in generale e soprattutto lo sport organizzato ha previsto dei protocolli per poter partecipare in sicurezza, e quindi ci sarà l'obbligo del Green Pass per gli atleti che vorranno partecipare alla gara competitiva, quella la più lunga. Ci sarà l'obbligo della mascherina prima della partenza per i primi 500 metri della gara, e dopodiché potranno mettersela al braccio, perché poi diventa poco salutare correre 10 km tutti con la mascherina. Dopodiché all'arrivo, insieme alla medaglia, noi consegneremo una mascherina pulita, perché giustamente la mascherina tenuta nei primi 500 metri, tenuta al braccio, non è più un presidio sanitario. Noi forniremo a tutti gli arrivati la mascherina, saremo attentissimi affinché tutti siano con la mascherina. Salutiamo tutti facendo vedere, diamo quello femminile alla professoressa di guida. Io mi prendo questo qua, primo maschile assoluto. Ok, e tu quest'altro? Va bene, questo è per categoria ragazzi, che tu ci tieni. Sì, primo un chilometro. Eccolo qua, vediamo, mostriamoli alle telecamere, ricordando che sono sempre di Keramos. E una notizia che è arrivata pochi minuti fa, un post pubblicato dal sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. Lo stesso primo cittadino afferma di essere risultato negativo al tampone molecolare test che aveva effettuato a causa della positività di un suo familiare, ma che comunque resterà in isolamento domiciliare. Questo, insomma, lo riferisce il sindaco di Ischia sul suo profilo di Facebook, e ve ne diamo conto anche in questo telegiornale. Andiamo avanti con la nostra scaletta. Nell'ambito del cartellone di eventi natalizi organizzato dal Comune di Ischia in seguito al nuovo decreto, sono annullati i seguenti eventi: le Stelle in Strada, in programma domani, i Grandi Successi Musicali con i Personal, sempre domani. Poi arrivano le maggiorette, la sfilata di Babbo Natale a cura della banda di Ischia il 31 dicembre e la festa in piazza New Year 2022 il 31 dicembre. Quindi questi eventi sono annullati, purtroppo. E all'Acquameno domani ci sarà la musica della tradizione melodica natalizia a riempire la Basilica di Santa Restituta in occasione del recital concerto è nato l'Oddio Cancia Criad, venite adoremus, ideato da Gaetano Maschio. Il recital è una panoramica di melodie natalizie e di tradizione napoletana ed ischitana. Si terrà domani alle 16:45 nella Basilica di Santa Restituta. Il baritono cantattore Gaetano Maschio, il soprano Filomena Piro saranno accompagnati al piano dal maestro Silvano Trani, con la partecipazione della compagnia Fantasy Napoli. Ed ora spazio al meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito e buona serata.